Cari amici di VBTV, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Radio Zapping, ora solo sul nostro canale YouTube. Non facciamo più l'articolo, lasciamo solo le cose sul canale YouTube. In questo Radio Zapping, questo sabato sera 10 febbraio 2018. Iniziamo con l'isola di Emma. Questo personaggio da diversi anni è la persona che ha Vediamo che, vabbè. Stasera c'è pure la finale del Festival di Sanremo. Non che. Come canzone strumentale solo da club e poi chiesto giustamente ha pensato di inserire questa voce del rapper Gucci Mane. Anticipo serale, diciamo, c'è Napoli-Lazio. Napoli che cerca di prendersi la vetta. Red Canzian. Qua penso che sia Sanremo. Racconto quanto ci piace da 1 a 10 questa canzone, così giusto un giro di pareri, Alberto. Lascerei a voi la Bravo. Passo la sera, attenzione incentrata sulla finale del festival. Praticamente conosceremo solo verso l'una il vincitore di questa 68ª edizione. Sì, una delle caratteristiche. Sicuramente riuscire a trovare qualcosina. Un cinese col cazzo in mano che si lancia dentro una vetrata in un panificio urlando figa tamburo. Figa oppure tamburo. Una... Che volgarità, signori. Qua Pink. Ah, It Must Be in Love, Roxette. Possiamo lasciare andare anche un po' perché tanto. Grande. Poesia. Colonna sonora di Pretty Woman. Via poesia, ragazzi. Un po' di house. Senti, bello, ogni sera si canta meglio, quindi domani sera sarò perfetto. Domani pomeriggio. Fascistiche e goditi la musica. 100% grandi successi. C'è una rara forma di distrofia muscolare che a poco tempo.
Repice? Poi ha battuto la posizione irregolare, il calcio di punizione il Napoli allora ha fatto ripetere il tutto beccandosi una corposa dose di fischi il signor Banti della sezione di Livorno, che però a mio parere fino a questo momento Coppola sta andando benissimo. Assolutamente, lui è anche ben assistito sia da Vuoto che Peretti, i due assistenti principali, poi c'è la solita assemblea con gli arbitri di area di rigore più i VAR, dove c'è D'Amato, uno tra i più esperti, gli arbitri di punta del calcio italiano. Intanto all'interno della sua area di rigore c'è adesso Pepe Reina, che attende il piazzamento dei compagni di squadra, scambia con Jorginho, la Lazio che adesso sta cercando di andare a prendere alto il Napoli con il movimento in profondità di Lucas Leiva, il lancio lungo di Pepe Reina, tranquillo il colpo di testa di De Vrij sui piedi a sinistra di Lulic, che deve evitare il Cagliacone, lo fa però quando il pallone è già finito oltre il perimetro del rigioco e quindi laterale proprio di fronte alla panchina di Maurizio Sarri, che l'operata da Zaghi per Alan, si sbraccia Simone Zaghi, il lancio di Alan in profondità per Mertens, attenzione il pallonetto, il pallone che finisce sull'esterno della rete di nulla, e questa era veramente una giocata pazzesca. Sì, Insigne ha tentato per beccare un gol del Napoli, un gol capolavoro, perché ha visto il portiere fuori e dai 25 metri ha alzato un pallonetto anche potente, quindi mettendoci sotto bene anche un mezzo collo di piede, ma la palla non ce l'ha fatta a superare il portiere, mezzo è andata collo oltre, però sulla parte alta della rete, quindi diciamo il gesto tecnico ancora più apprezzabile. Questa volta ha scelto opportuna di Insigne, perché non avrebbe potuto proseguire la sua velocità, l'inerzia, erano sicuramente a fuori il difensore, ma attenzione alla Lazio che riparte sulla corsia di destra dopo la solita grande giocata di Vinicius di Savic, ma Rosic va attraverso l'immezzo, Savic che salta il pallone, Luis Alberto la girata ribattuta, sai il pallone che rimbalza il perimetro di gioco, la rimessa laterale di fuori di Lazio che quando si spinge in avanti crea problemi enormi alla retroguardia delle Napoli. Siamo al 36esimo nel corso e del primo tempo, la Lazio che è in vantaggio per 1-0. Vai! Bella notizia. Alan, forse il migliore dei centrocampisti di Maurizio Sarri questa sera. Napoli Lazio 0-1. Per volume di gioco, per corsa, per intensità, per capacità di andare ad interdire, a cercare di frenare le iniziative della formazione avversaria. Ancora un lancio sbagliato. Wallace, attenzione che si muove. Ora la Lazio, Milinkovic-Savic al limite, in due su di lui. Finiscono per fermarlo, ma lui, anzi Insigne, che recupera il pallone. Sbaglia ancora però Insigne. Recupera un altro pallone. Prova ad andarsene. Il capitano, anzi il giocatore del Napoli, si accentra, va in velocità su due avversari, vince il rimpallo, non il secondo, Wallace lo chiude, retropassaggio per Stracoscia, nulla di fatto, 37esimo in corso, la Lazio in vantaggio per 1-0, la Lazio che va alla disimpegno, ancora con Milinkovic-Savic che sembra adesso essere ovunque Coppola. Sì, in effetti Milinkovic-Savic è una grandissima prova, ma devo sottolineare anche Leiva, Lucas Leiva, yes. Recupera tantissimi palloni e non ne spreca. Anche vabbè, anche l'andata mi ero illuso, poi vinse 4-1 in Napoli, cioè. E mentre prima Insigne ha tentato proprio andato in cui ero in quel di San Pellegrino, visitato l'esercito di terracotta in mossa, cioè non puoi tentare di per fare proprio tutti. Intanto attenzione Immobile che con questa palla, ecco, sul settore di sinistra meglio, ecco. Se ne va, potrebbe andare al traversone, punta l'avversario, si ferma, va con il destro in mezzo con i Balì che capisce la traiettoria del traversone, rilancia con la testa dalle parti di Radu, prova quest'ultima un'apertura nei confronti del lontanissimo Maro, se c'è la pallone che finisce fuori, rimessa laterale in fuori del Napoli nella zona difensiva sinistra, dicevamo di Lucas Leiva, sorprende un po' la sorpresa di chi non ricorda che questo ragazzo, questo brasiliano, è stato il perno per molti anni al centrocampo del Liverpool. Sì. Così per dire, super abituato ai grandi match, alle grandi responsabilità, si vede un'esperienza straordinaria, legge magnificamente la partita, piuttosto facendo il pre-gara. La scelta di Inzaghi di rinunciare a Felipe Anderson, un giocatore che avrebbe creato ancora più problemi con la sua classe, ma quando un allenatore deve però lanciare un segnale preciso, e in questo caso ha sacrificato il talento alla disciplina. Noi incontriamo nel linguaggio semplice di Marco vabbè qua Allo Disco Chef Luca Sacchi, siamo in zona morte. C'è un altro con te, ma che ma eccolo, Uyadi con Time Again. Il pallone come se fosse quello decisivo. Vabbè. Quei palloni che si
Lazio, che quindi in questo momento sta dando buone notizie alla Juve, vittoriosa ieri sera a Firenze, quindi al momento sarebbe in testa. Però vabbè, è lunga ancora la partita. Rimonte un attimo. Ricordiamo che lunedì mattina le riflessioni di calcio saranno puntuali, almeno spero. Nel frattempo direi di chiudere qui questa puntata di sabato 10 febbraio, ricordiamo solo sul canale YouTube, adesso non siamo più, non passiamo più sul sito, che tanto serve a ben poco realizzare articoli per il radio zapping, quindi restiamo solo sul canale YouTube. E a questo punto, alla prossima e buon weekend. Ciao ciao! Quando gioca ci vuole un supplemento per il biglietto.